la faccio spugna. Uno, due. Sabato è la conseguenza di quello là. L'hanno ammazzato così. Perché quella sera ci girava così a sti ragazzi, perché stavano impazziti. Quelli che hanno sparato sono venuti a fucilare. Il ragazzo non volevano colpire, ma il suo amico. Si è trovato nella parte sbagliata, nel momento sbagliato, con la persona sbagliata. Però era un ragazzo sempre col sorriso in faccia, non meritava questo. Prima di andare a sparare sono passati sotto casa. Vedremo se continuano a ridere e a scherzare su quello che hanno fatto. Quello che dà fastidio è che vanno in giro, ridono, bevono, come se non è successo niente. Hanno ammazzato una mosca. Paolo Bricca, il papà di Thomas, è qui con noi in diretta. Ciao. Sempre purtroppo buongiorno. Quando ho saputo quanto è accaduto, vedi dove si trova la nostra Giovanna, ad Alex, mi sei venuto in mente tu, mi è venuto in mente tuo figlio. Giovanna è lì davanti ad altri fiori, ad altri ricordi, ad altre immagini, ma noi quei fiori non avremmo voluto vederli, come quelle immagini vorremmo ancora Alex, come vorremmo ancora Thomas in vita. Due ragazzi, di fatto un destino molto simile. Su Thomas c'era stato proprio addirittura uno scambio di persona, qui non sappiamo bene ancora Giovanna, no? Se c'è stato uno scambio di persona, se invece hanno sparato così tanto per sparare, tanto per loro uccidere qualcuno o non uccidere nessuno è la stessa cosa, la stessa valenza. Giovanna? Sì, sicuramente Alex è stato ucciso per errore, non era il bersaglio di quei proiettili. Queste due storie in realtà hanno tante similitudini, appunto due ragazzi che hanno perso la vita giovanissimi. Thomas aveva 19 anni, Alex appena 14. Una rissa che appare il movente poi di una sparatoria. C'era stata una rissa da Latri nelle due sere precedenti all'omicidio di Thomas Bricca tra due gruppi rivali. Anche qui, in questo caso di Alex, c'è stata una rissa in un bar tre ore prima che poi ha scatenato quello che è successo successivamente, la richiesta di questo appuntamento chiarificatore. Ci sono appunto dei proiettili sparati da due ragazzi, pare giovanissimi, appunto i colpevoli. In questo caso si cerca un uomo di 33 anni che sarebbe il cugino del ragazzo che ieri si è costituito ai carabinieri, un 23enne che appunto ha raccontato di essere presente sul luogo della sparatoria, però di non essere stato lui ad aver premuto il grilletto. E poi le similitudini sono davvero tante. Ci sono due famiglie distrutte dal dolore, quelle di Thomas Bricca, che adesso a giorni spera di ottenere giustizia. Inizierà Eleonora proprio il 2 febbraio, tra pochissimi giorni, il processo in corte d'assise a Frosinone con rito immediato. E nel caso di Thomas ci sono voluti parecchi mesi, circa 6 mesi, il 18 luglio scorso, per arrivare all'arresto di Mattia e Roberto Toson, padre e figlio, che secondo gli inquirenti sono considerati responsabili di questo omicidio e verranno appunto giudicati con rito immediato. Padre nei giorni figlio. Scorsi avevano chiesto il rito abbreviato, che avrebbe comportato sì uno sconto di pena, e appunto i giudici non hanno consentito questo, non hanno consentito la derubricazione di questo reato da omicidio volontario a omicidio preterintenzionale. Quindi anche questo, insomma, fa ben sperare alla famiglia di Thomas Bricca. E invece in questo caso di Alex è tutto ancora in corso, le indagini sono in corso e nei prossimi giorni probabilmente ci saranno altri sviluppi. Paolo, siamo davanti a una storia simile alla tua, a quello che è successo a tuo figlio, molto simile, eh? Due ragazzi uniti purtroppo da uno stesso destino. Il destino di Thomas, che non c'entrava niente quella sera? Cioè, io penso... Ho sbaglio di persona, però
loro sono partiti per ammazzare, per uccidere. Eh sì. Mo, o sbaglio o non sbaglio, hanno ucciso. Hanno ucciso. Perché se non prendevano mio figlio, prendevano l'altro. Erano quattro ragazzetti. Tu non puoi andare, ti metti a distanza su quattro ragazzetti e spari. Perché là c'è il morto. Ce n'è uscito uno, ne potevano uscire due. Mio figlio è stato il più sfortunato. Quel colpo non era indirizzato a lui, era indirizzato all'amico suo che portava lo stesso giubbino, però il destino ha voluto che poi sbaglio di persona sia sempre un assassino. Vabbè, se non ammazzavano tuo figlio, avrebbero ammazzato l'altro ragazzo con l'altro cui tuo figlio stava, l'amico di tuo figlio. Altri due bambini piccoli. Con cui, cioè, noi fra l'altro abbiamo parlato. Io non capisco oggi come oggi, come si possa, cioè, sparare così, liberamente, se spara per niente, per futuri motivi, non ci sono motivi validi per sparare. C'è una gioventù che preoccupa, è da preoccuparsi. Perché no, la mia gioventù non era così, era diversa. Abbiamo fatto pure noi le cavolate che fanno tutti i ragazzetti, però mo stanno proprio a esagerare, stanno in un punto senza ritorno, penso. Se arrivo a un punto senza ritorno, perché questi ragazzetti non sono. E guarda, la storia di Alex è proprio. Sì. È proprio quello che stai dicendo tu, come la storia anni di tuo figlio Alex, un ragazzo domenica, di 14 anni. La trasmissione della madre che piangeva mi ha riportato al mio di problema. Cosa ti senti di dire a questa madre, Paolo? Di farsi che messaggio tanta, vuoi mandare? Se ne fa tanta forza, è difficile, ma ci vuole tanta forza che da farsi aiutare e pregare tanto, perché la preghiera ti aiuta nel dolore, ti fa vivere il dolore lo provi, però vai avanti e speriamo che la persona che sia stata si presenti alla giustizia. Se è difficile perché io, se solo penso a ritornare quel giorno che hanno sparato, non lo so, c'è un vuoto dentro che tuttora oggi io cerco di non pensarci, ma ci penso. E cado dentro in un abisso. Perché magari avrei potuto fare tante cose a saperlo, che succedeva così. Non avresti mai potuto saperlo, come non si non può. Non avrei mai voluto. Conoscere prima la malvagità e il male. Il male fatto a persona, no? Sì. Perché come hai detto tu, lì sono andati per sparare. Alla qualcuno avrebbero purtroppo ammazzato, purtroppo ci è finito tuo figlio, ma ci sarebbe finito un altro ragazzo, un'altra famiglia, un altro padre. E queste due storie che noi stiamo mettendo in onda oggi lo raccontano. Si spara per niente con questa facilità. Si spara per niente. La vita ormai non vale più niente, questi ragazzi. Non so manco che pensano, che si buttano sulla droga, vendono droga, fanno storiacce, non ci sta più un'educazione, un ragazzo non c'è un'iniziativa di impararsi un mestiere, non c'è voglia di fare niente. Però Thomas aveva tanti progetti, non c'entrava niente Thomas con quell'ambiente. Thomas aveva tanti progetti, ma erano solo ragazzetti giovani. Su ragazzetti stavano. Adesso cosa succede i primi di febbraio? Il 2 di febbraio, Giovanni, praticamente. Che c'hai questo foglio in mano. L'emozione. Allora, gli imputati avevano chiesto
la cancellazione della premeditazione di pudore accedere a rito abbreviato, sì. E nell'udienza hanno cercato di opporsi anche alla costituzione di parte civile. Sì. Sarebbe stato un gran, cioè, una cosa brutta per noi, noi familiari, tutti noi familiari, perché non avremmo potuto sostenere le nostre ragioni. Per questo ringrazio il mio legale, il mio avvocato Maria Elena Colagiacomo, che ha respinto la tesi degli avvocati dei Tosn e ha ottenuto che il giudice respingesse l'istanza del giudizio abbreviato. È stata una prima vittoria per noi, il cammino è lungo. Mo vediamo, il 2 si parte subito. Noi saremo lì, Paolo, ti avevo promesso che avremmo seguito la tua storia, perché tu sai, no, come funziona. Nel momento che ci stava a studienza io stavo pregando Dio e si è fatto sentire, e si è fatto sentire Dio, ha fatto una cosa buona per Thomas. Questa volta la giustizia ha strabiliato, perché io pensavo che ci ho avuto brutti pensieri, però sentivo una cosa positiva dentro, ce la facciamo. Anche perché, pure che non hanno trovato ancora la pistola, non hanno trovato lo scooter, ci stanno tante testimonianze, lo sanno tutti, lo sanno tutti. Io spero che tutte le prove che ci hanno, che usciranno altre prove, mo a partire dal processo, perché sicuramente verranno arrestati pure i complici, ma per forza verranno arrestati anche chi ha appoggiato, chi ha dato lo scooter. Certo. Chi li ha aiutati. Chi li ha aiutati. Spero che venga fatta giustizia per Thomas. Un ragazzo splendido che... Il destino è finito così. È finito in una tragedia, trovandosi in una parte sbagliata, nel momento sbagliato, con le persone sbagliate. Però il destino ha voluto così, che andava così. Fatti forza, Paolo, noi saremo lì il 2 febbraio con te, a grazie. Tuo fianco, grazie. E a fianco anche di la tua famiglia. Don Gaetano, una parola spesa, no? Abbiamo iniziato questa trasmissione con le lacrime di una madre, le concludiamo con le lacrime di questo padre, i due destini di due ragazzi giovanissimi spezzati. Come dicevamo dalla poc'anzi, malvagità, certo, dalla pura malvagità. Come dicevamo poc'anzi, ci facciamo carico delle storie e al tuo coraggio prova a farti, a sostenerti se ne hai bisogno, anche del nostro appoggio, che poi è quello di tutta un'opinione, anche di una società civile che combatte ogni forma di violenza, perché dalla violenza non viene mai fuori una cosa buona. E quanto hai detto poc'anzi, che è questo clima di violenza che sembra essere un punto, ad un punto di non ritorno, che va assolutamente stroncato. E assieme a questo il recupero della dignità della vita, ma anche della sacralità della vita. Nessuno può permettersi, per nessuna ragione al mondo, di togliere la vita ad un'altra persona. Che dobbiamo dire queste cose ai nostri ragazzi, ci stiamo quasi vergognando, ma se vanno dette, vanno ridette e vanno anche assicurate che tutte quante queste responsabilità questi ragazzi non grazie. Le derogano per altre cavolate loro che possono derivare da chissà dove. Grazie. Poi indagheremo. Ed ecco le foto di questi due ragazzi, di Thomas, il figlio di Paolo, e di Alex. Ancora si sta indagando, sono passati pochi giorni, ma è una storia che noi non potremo dimenticare, come non abbiamo dimenticato il tuo figlio, Paolo, tu lo sai bene, con le loro immagini.